Una chiesa diventata nel tempo un ospedale da campo, ma con i pastori che ogni giorno hanno sempre più l'odore delle pecore. Monsignor Sviatoslav Shevchuk, arcivescovo maggiore della Chiesa greco-cattolica ucraina, richiama due forti immagini di Papa Francesco per spiegare il conflitto in corso nel suo paese e per sottolineare il grande impegno profuso dai religiosi e dalle religiose. In una conferenza stampa nei giorni scorsi presso la sede della Radio Vaticana, Monsignor Shevchuk ha riferito della vicinanza e dell'affetto paterno che il pontefice espresso ai vescovi ucraini in visita dell'Limina Apostolorum. Ha riportato l'interesse di Papa Bergoglio per la loro situazione e in particolare per le condizioni dei presuli provenienti dalle zone più martoriate, come Donetsk, ma anche dalla Crimea, dove è sempre più a rischio la libertà religiosa, in particolare per gli ebrei e i tatari musulmani. Il pontefice ha invitato i vescovi ucraini a ricercare la pace possibile e a stare in mezzo alla gente con carità e con l'amore divino che scaturisce dal cuore di Cristo. Monsignor Sviatoslav Shevchuk. Ufficialmente l'ONU ha dichiarato che in Ucraina abbiamo 1 milione di sfollati, però gli organismi ecclesiastici ci dicono che la realtà è quella che la cifra è doppia. Quasi 600.000 persone sono state costrette a fuggire negli altri paesi. Io ho definito quella situazione umanitaria come una catastrofe umanitaria mai vista nell'Europa orientale dopo la Seconda Guerra Mondiale. Perciò ho chiesto al Santo Padre, anche a vari organismi della Curia Romana, di lanciare un appello a un'azione dell'aiuto umanitario a livello internazionale. Ogni giorno nei nostri centri di Caritas Ucraina siamo stati capaci di ricevere 40.000 persone, ma non è sufficiente, perché fra quelli sfollati abbiamo solo 140.000 bambini, tante persone ferite. Allora, per veramente salvare le vite umane abbiamo bisogno di una solidarietà a livello internazionale. Monsignor Shevchuk ha detto anche di confidare in una mediazione della Santa Sede per mettere fine al conflitto. Non ha nascosto di aver invitato il Papa ad andare in Ucraina. Sarebbe, affermato, un passo profetico. In mezzo alle tante difficoltà che si vivono ogni giorno, alle ferite profonde del cuore e del fisico, la speranza della pace resta però viva più che mai. Abbiamo anche in queste condizioni pesanti di guerra rimanere cristiani. Un cristiano è quello che si fida a Dio, perché la speranza viene non dai politici, ma la speranza viene dal nostro Signore. Ma dall'altra parte dobbiamo trasformare la nostra fede nell'azione. Io ho raccontato al Santo Padre che in Ucraina adesso abbiamo un tesoro immenso da custodire, è la pace religiosa. In queste condizioni drammatiche, fra varie confessioni ortodosse, cattoliche, protestanti in Ucraina, abbiamo una solidarietà, un ecumenismo pratico, perché stiamo facendo la stessa cosa, stiamo salvando le vite umane, aiutando agli uomini, donne e bambini di sopravvivere in queste condizioni. Nessuno chiede a questi bisognosi: voi siete cattolici, ortodossi o musulmani? No, non è questo che stiamo facendo. Siamo uniti per servire.